Amici di YouTube e di Instagram, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti quanti e buon mercoledì 19 luglio a tutti quanti. Edizione giornaliera, il telefono traballa un po', forse perché sono fuori. Comunque, sì, traballa anche non poco, sono qua sul cavalletto, insomma, vabbè. Comunque, ragazzi, allora, ieri è andata in scena finalmente la prima amichevole dell'Inter. Finalmente si parla anche un po' di calcio, perché tutto sto mercato è veramente stancato. Io poi sono uno che, cioè, il mercato va bene, sì, è carino tutto quanto, ma alla fine sono più indirizzato verso il calcio giocato, no? Perché a me piace più il calcio giocato, mi piace più vedere l'Inter in azione. Non vedo l'ora del 19 che finalmente inizia sto cazzo di campionato, ma non vedo l'ora anche delle due amichevoli con l'Al Nassr e il Paris Saint-Germain. Ragazzi, allora, ieri si conclude la prima uscita stagionale con Lugano, come ogni anno amichevole storica che ogni anno alla Pinetina o anche da loro, insomma, si gioca. 3-0, primo tempo si chiude con il raddoppio dell'Inter, vantaggio di Fabian, un grandissimo gol al volo su una iniziativa personale di un grande Bissek, che ieri ha giocato addirittura, udite udite, da braccetto destro. Quindi chi lo sa, magari sarà proprio lui il braccetto destro che ci farà risparmiare sul mercato e magari non dobbiamo neanche prenderlo a zero, o magari prendere un altro centrale per le rotazioni dietro, chi lo sa. Comunque Bissek ha giocato da braccetto destro, grandissima iniziativa, ha giocato bene, ho visto le highlights, perché la partita non è stata trasmessa, purtroppo potevano anche farla vedere, però insomma, ogni anno la fanno vedere, quest'anno non so come mai l'hanno fatta vedere. Grandissimo gol di Fabian al volo, raddoppio di Sensi, un grandissimo gol su punizione che sfonda la traversa, la palla poi rimbalza in rete, un grandissimo Sensigno, che tanti dicono magari non potrebbe essere lui il sesto centrocampista, perché comunque è di qua di là. Secondo me non è quello che l'Inter cerca, secondo me, a parte che non è continuo fisicamente, poi a noi serve un centrocampista comunque fisicamente dotato, quindi ci serve magari uno spilungone, diciamo. Fabian a me piacerebbe tanto, però Fabian lo vuole mezza Serie A, quindi lo vogliono il Bologna, lo vuole l'Udinese, lo vuole il Genoa, lo vogliono tutti, quindi a tanto mercato non penso che rimanga. Sicuramente andrà a giocare in prestito, non lo venderemo sicuramente, però non penso rimanga all'Inter come sesto, anche se sarebbe tanta roba. Poi nel secondo tempo la chiude Seba Esposito con un gol all'angolino, insomma, tu per tu col portiere. Quindi prima uscita convincente, 3-0, clean sheet, bene così. Poi volevo iniziare anche l'edizione giornaliera un po', diciamo, anche leggendo il saluto di un grande uomo, Andrea Onana, che purtroppo ci saluta. Ieri ha fatto tutti i vari saluti alla Pinetina, tutti i compagni, e poi è partito verso tardo pomeriggio per Manchester. L'intervista, diciamo, tutte le varie interviste all'aeroporto sono state veramente brutte, perché si leggeva in faccia che il ragazzo era veramente, veramente molto provato. Era triste di abbandonare Milano. Purtroppo il mercato è quello che è, il calcio moderno è questo. E ripeto che sono comunque un affare da 56 milioni, perché sono 52 più 4 di bonus. 56 milioni rientra negli affari più onerosi nella serie del calcio per quanto riguarda il portiere. Sopra Buffon, mi pare, sotto Alisson e sotto Kepa al Chelsea, se non sbaglio, quindi è il terzo portiere più, diciamo che è il terzo acquisto più oneroso per un portiere nella storia del calcio. E una grandissima plusvalenza, c'è da sottolinearlo. Io ho già fatto il mio saluto ad Andrea Onana, però veramente queste parole qui sarebbe veramente una bestemmia non leggerle, perché l'intervista che ha fatto stamattina alla Gazzetta è stata veramente veramente toccante e molto 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 emozionante, e io mi stava scappando la lacrimuccia. Andrea Onana, una Gazzetta dello Sport. So che potrò girare il mondo, ma sarà difficile trovare tifosi e una curva come quella dell'Inter. San Siro e il popolo nerazzurro mi hanno regalato emozioni uniche che non dimenticherò per il resto della vita.
In alcune partite eravamo una cosa sola. Avevo la sensazione di non giocare in 11, ma in 80.000. Poter viverlo dall'interno è stato un privilegio che il calcio e la vita mi hanno dato. Grazie è la parola che voglio usare. La dico a tutti i lavoratori della Pinetina e della società, ai dirigenti, al presidente, al mister, ai compagni, ma soprattutto ai tifosi. Ho sentito che mi volevano davvero bene. Sarò interista per sempre. Auguro all'Inter di vincere subito lo scudetto che ci è mancato. So quanto tutti vogliano la seconda stella. Spero sia arrivato il momento di metterla sul petto. Chissà, la vita è imprevedibile. Magari un giorno tornerò anch'io. Sono sicuro che le persone mi abbraccerebbero come adesso, perché hanno imparato a conoscermi, e intanto io non smetterò mai di cantare quel coro che mi piace così tanto. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. E queste sono state le parole di Andrea Onana alla Gazzetta dello Sport questa mattina nell'intervista. Veramente, veramente, veramente toccante. Un portiere passa l'aereo intanto a rompere i coglioni. Comunque, veramente una grande, grande emozione averlo avuto un anno, perché, ripeto, è stato un anno, ma che anno, cioè, nel senso, sarà stato magari anche un anno, ok, pieno di gioie e dolori, tutto quanto, però è stato un grande anno. È stato un grande anno. E poi, parliamoci chiaro, l'obiettivo è arrivare in finale di Champions, per merito di tutti, sicuramente, merito di Barella, di Lautaro, di Dzeko, di Mkhitaryan, di tutto il gruppo squadra, tutti gli 11 titolari. Però c'è da dire anche che senza il triplo miracolo di Onana col Porto all'andata a San Siro, agli ottavi di finale, diciamo che le cose si potevano mettere tranquillamente in un'altra maniera. Quindi diciamo che, ecco, senza le parate di Onana sarebbe stata dura arrivare in finale. Quindi chiaramente lo ringraziamo per tutto, le solite parole che ho detto anche negli scorsi video, perché rimarrà comunque uno dei più grandi portieri che, secondo me, che ha avuto l'Inter negli ultimi anni. Dispiace averlo avuto solo un anno, mi dispiace veramente tanto, però comunque quando arrivano 55-56 milioni per un portiere, insomma, bisogna anche fare le valutazioni del caso, cioè comunque sono cifre, per un portiere sono cifre importanti. E io mi ricordo, io veramente ci rimango male, perché mi ricordo quando fece quell'uscita contro il Benfica, Ajax Benfica l'anno scorso, 2 anni fa, scusatemi, quando fece quell'uscita che poi gli costò la qualificazione, cioè costò l'eliminazione poi all'Ajax, e tutti a dire: ah, ma che portiere di merda abbiamo preso di qua, ma che merda, ma come si fa, tutto avanti e indietro. Poi però questi sono gli stessi che adesso stanno piangendo perché va via, quindi i classici tristoni che ci sono sempre. Quindi ripeto, anche se si parla di voci di mercato di adesso e sentite magari tristoni dire, sparare sentenze, piangere, tranquilli, perché insomma non ne azzeccano una. Quindi è sempre così, è sempre così. Io ringrazio André, grazie mille di tutto, Leone, e sono convinto che comunque, secondo me, in futuro potrebbe tornare all'Inter, secondo me, non so, io ho questo presentimento qua, secondo me in futuro ci potremmo rincontrare, perché è stato un anno, ma è come se fosse passato un secolo, perché lui comunque poi gli piace uscire, è uno un po' pazzo, ed è veramente un interista vero, secondo me, a parte che è un uomo vero, perché dopo questo saluto qui, perché poi ci voleva tanto, no, mandare un saluto, voglio dire, no, perché per esempio l'infame non mi sembra che ci abbia pensato tanto per mandare un saluto, visto che comunque l'anno scorso è andato via, voglio dire, perché quest'anno è andato via, quindi almeno un saluto, no, niente. Ma non è da tutti, gli uomini veri salutano e descrivono la propria esperienza fantastica all'Inter. Gli infami, che non sono uomini veri, invece fanno altre scelte, ma vabbè, contenti gli altri, saranno contenti gli altri, ma l'Inter rimane, e gli infami, soprattutto gli infami, passano, e uno di questi è, voglio dire, no, a buon intenditor poche parole, nel senso. Poi volevo un attimo riallacciarmi sempre al discorso dell'infame. Allora, ieri mattina è uscito il comunicato duro ma giusto della Nord sull'infame ex numero 90, con Mr. L, adesso lo chiamerò Mr. L infame. Però attenzione, perché, cioè,
Io continuo a sentire gente dire: ah no, ma io non credo a questa narrazione, non credo che lui veramente stava trattando con la Juve o col Milan, non ci credo, di qua, di su e di giù. Allora, io veramente, cioè, rimango, mi viene da ridere, perché poi questi qua sono i lucachiani, questi qua, cioè chi fa un discorso del genere non ha interesse, secondo me è lucachiano, perché uno che è recidivo, che ha già fatto l'infame una volta, e tutti a dar la colpa a Zanga: ah no, però di qua è sputtanamento, di qua ridimensionamento, van tutti via, com'è possibile di qua, quando in realtà lui aveva già fatto una bella grossa infamata quando è andato via a Londra dopo aver vinto lo scudetto, dove era il capo, il re, dove sì, anzi, dove lui si proclamava da solo re di Milano, quando invece aveva già gli accordi con gli altri. Quindi l'infamata l'aveva già fatta, l'ha rifatta quest'anno, ma io ripeto, io non mi stupisco, perché da quando ha fatto quell'infamata lì per me non è mai più stato il mio attaccante, cioè, assolutamente. Per me è sempre stato un grandissimo infame anche quest'anno quando è tornato. Tanti ci sono ricascati, pensavano dell'amore grande, ma chi non crede alla narrazione di tutti, cioè, poi lo dicono tutti, secondo voi la curva, se veramente questa narrazione fosse stata falsa, avrebbe fatto un comunicato del genere? E fidatevi che la curva le cose le sa forse anche di più di tutti i giornalai che girano in giro, attenzione, e di più di tutte le TV. Quindi secondo voi, se non fosse vera sta cosa, secondo voi la curva si sarebbe esposta così tanto? O avrebbe fatto come con Skriniar, magari, dove si è dissociata dagli attacchi? Quindi la situazione è che questo, cioè, non credo alla narrazione di qua, non credo è. Ma io dico a voi lucachiani, mettete un attimo da parte il vostro orgoglio di merda per un infame che vi ha tradito, ok? Mettete un attimo il vostro orgoglio da parte, perché voi, fino a prova contraria, siete interisti, non siete lucachiani. Poi attenzione, magari qualcuno non è. Oddio. Interista è una parola grossa, perché sinceramente qualcuno che parla non mi sembra neanche tanto interista, però. Perché uno che non crede alla narrazione, che difende ancora Lukaku, secondo me non è interista, però. Dico io, lucachiani di merda, no? Perché siete, quello siete. Mettete da parte il vostro orgoglio e pensate all'Inter, per favore, perché avete preso veramente una merda gigante. Avete pestato una merda gigante. Quindi la narrazione è semplice, è che questo infame, dopo la finale di Champions, dopo che aveva già fatto un grandissimo tradimento 2 anni prima, col suo grandissimo avvocato, stava trattando di nascosto con Milan e Juve. Questa è la narrazione, questa è la verità. Poi, se volete credere alle cronache di Narnia e ai complotti, siete liberissimi di farlo, non c'è nessun problema. Ma la verità è questa qua. Punto. Punto. La verità è questa qua. Basta. Perché se no la curva non faceva un comunicato del genere, allora, se proprio vogliamo fare i fenomeni, visto che le notizie le avete voi. Questo è, punto, punto. La narrazione è questa qua. Chiaro o no? Poi ripeto, se volete credere alle cronache di Narnia, se vogliamo credere ai complotti che tramite Beppe Riso forse può riallacciare con l'Inter, le solite puttanate, crediamo pure a queste troiate qua. Punto. Quindi la verità è questa, che è un infame di merda, punto stop. Poi cronache di Narnia, complotti, contenti voi, cazzo me ne frega a me, nel senso, a me non interessa, però mi piace vedere un uomo vero come Nana che comunque saluta e manda quasi in lacrime i tifosi, piuttosto che un pezzo di merda infame che dopo essere andato via non si è neanche degnato di mezzo saluto, neanche. Vabbè. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Ci sono gli uomini e ci sono i ratti, i conigli, gli infami. E ricordatevi sempre che nella vita, come nel calcio, in una squadra, senza infami non solo si sta meglio, ma si possono fare cose molto più grandi. Questo ve lo posso dire. Comunque, grande Onana, grazie ancora di tutto. Detto questo, volevo parlare un attimo del discorso attaccante. Allora, in questo momento all'Inter serve un braccetto di destra, un centrocampista e un attaccante.
con Trubin e Sommer praticamente già fatti, perché Sommer adesso non ha partecipato all'amichevole con il Bayer, è già nostro, domenica penso che arrivi l'ufficialità, perché comunque prima della tournée in Giappone l'Inter vuole assolutamente almeno un portiere. E comunque Sommer, nel senso, sarà il futuro, sarà il prossimo numero uno dell'Inter. E voglio dire, è stato chiesto dal Bayer per sostituire un certo Manuel Neuer, non l'ultimo che passa per strada, grandissimo portiere, quindi assolutamente siamo tutti contenti per l'arrivo di Sommer. Clausola di 5 milioni, ma secondo me si può anche lavorare su meno, su un 3,5-4. Quindi se l'Inter mette a posto due portieri comunque col per 20 milioni, visto che Trubin l'offerta, cioè i soldi richiesti dallo Shakhtar sono 15, non le cialtronate, le puttanate che dicono tutti, ah no, vogliono 40 milioni, 35, no, il prezzo fissato dello Shakhtar è di 15 milioni, l'Inter sta tentando di prenderlo a 10, stop. Ma è normale che si risparmi, perché se tu hai 55 milioni da spendere, devi prendere difensore, centrocampista, attaccante, è normale che cerchi di risparmiare quanto puoi. Morata infatti da 20 milioni è passato a 12 adesso, vedremo poi, però l'Atletico non vuole mollare di un centesimo e non c'è problema, si va su qualcun altro, assolutamente. Secondo me già prendere Balogan, secondo me è già un grande affare. Vedremo, insomma, vedremo poi striscione della Nord per Quadrado, dove ci sarà a breve anche un incontro per fargli capire che qua siamo all'Inter, non siamo dai patteggiatori dalle merde, quindi grande curva, che avrà un incontro non so quando. Comunque Quadrado adesso ha già fatto le visite, tutto quanto, a breve verrà ufficializzato, penso anche sui social dell'Inter, quindi a breve verrà ufficializzato. Però io faccio anche questa riflessione qua, allora va bene, ok, il rinforzo, tutto quanto, la Nord ci andrà a parlare, va bene tutto, ok, un anno ci può stare insieme, va bene, dai. Però voglio dire anche, cioè nel senso, non pensate che i Gobbi se la stanno ridendo, Cioè, perché comunque uno che ha fatto 8 anni dalle merde, svincolato, firma con l'Inter, cioè, simbolo dell'antinterismo, simbolo di quelle merde lì, non penso che a Torino se la stiano così tanto ridendo, secondo me, Ma comunque chiudo il video, poi ci vediamo nei prossimi giorni. Vlahovic, ormai, quindi Lukaku, il suo obiettivo è andare alla Juve, c'è poco da fare, quindi io sono convinto che Lukaku prima o poi andrà, cioè che prima o poi in queste settimane andrà alla Juve, e io sono molto contento perché finalmente sì, perché se uno vuole fare l'infamata la fa tutta, non è che la fa metà e poi si tira indietro, no, l'infamata devi farla tutta. Quindi Lukaku alla Juve, sono molto contento, così saremo pronti a fischiarlo e insultarlo. Quindi si libererebbe un posto per la Juve. Vlahovic deve andare via. Al Paris Saint-Germain non lo vogliono, cioè nel senso, la dirigenza lo vorrebbe, ma i tifosi sono opposti assolutamente contro il suo acquisto, perché per fatti politici, adesso non mi ricordo, comunque una roba del genere. Io dico una cosa, dico attenzione perché l'Inter non sta a guardare. E qui mi taccio. Dico solo che l'Inter non è che fa, nel senso, la punta deve cercarla, ma l'Inter non starà a guardare, tutto qua. Forza Inter, un bacione a tutti, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.